siamo all'ordine della seconda dell'Istituto Omnicomprensivo Mario Magnini ed oggi prepareremo la merenda, cioè la marmellata di fragole. Cosa? Mettiamo uno strofinaccio in una pentola, poi prendiamo i barattoli e li separiamo con un altro strofinaccio, non facendoli toccare da loro. Passaggio, mettiamo i coperchi dei barattoli dentro la pentola. Per completare l'operazione di sterilizzazione riempiamo la pentola d'acqua. I barattoli per circa 30 minuti. Allora, adesso vi darò gli ingredienti di 3 vasetti di marmellata. Allora, un chilo di fragole, poi un limone e 500 grammi di zucchero. Tutto per lavare bene le fragole, le mettiamo sotto l'acqua corrente e poi tagliamo con un coltello le foglie. E le mettiamo ad asciugare su un foglio di carta assorbente. E adesso procediamo spremendo il succo di un limone. 2, 3. E adesso tagliamo le fragole in piccoli pezzetti. Intanto prendiamo lo zucchero 500 grammi. Dopo andiamo a versare lo zucchero. E andiamo a mescolare molto bene. E adesso andiamo a ricoprire con la pellicola. E poi lo andiamo a mettere in frigo dove deve riposare almeno 2 ore. Allora, dopo 2 ore prendo le fragole e poi le andiamo a versare nella pentola. Frullare continuamente e far cuocere per 45 minuti. Metà cottura, frullare il composto. Durante la cottura andiamo poi a schiumare questa schiuma bianca che si forma in superficie. Allora, finito di cuocere, la marmellata versiamo nel barattolo. Avvitare il barattolo. E rovesciare il barattolo per creare il sottovuoto. Il barattolo della marmellata, passiamo alla teler digitale e prepariamo l'etichetta. Dopo la nostra etichetta alimentare sul computer, la andiamo a stampare su carta adesiva. A questo punto confezioniamo il nostro vasetto di marmellata. Ecco, il nostro prodotto è finito. Allora, per pulire bene le fragole innanzitutto le mettiamo a... aspetta, taglia. Aspetta, già tagliate le foglie. E le mettiamo a celare sul succo di limone. Però fumo su succo è finito. Perché no? Perché non ci siamo sincronizzati. Fateci più già il tasti! Che buona. Tanto. Buonissima, faccio anche a casa. Sì. Ok, posso andare in questa ragazza.